Allora, diciamo che sì, vieni pure qui, che la Siriporana, insomma, vince su questo bel campo che da tempo non si vedeva, insomma, no? Perché è appena riaperto questo Sì. campo qua, per cui è anche bello giocarci. Mamma mia, Tu non giocavi, giocavano loro, ma allora, era bello no, però bellissimo. Noi siamo probabilmente l'unica squadra che è già venuta qua con Feletta. Abbiamo fatto Sì, due vittorie, esatto, quindi due per noi vittorie. firmiamo per il campio Per di giocare giocare qua in sempre qua, casa. giochi Sì. in casa. Allora, diciamo terzo periodo, insomma, vi ha dato il là, perché i primi due un po' così così, secondo, insomma, dimentichiamolo come basket, direi. Terzo hai aumentato un po' la difesa e gli altri sì, non sono più riusciti a costruire. Questa è, no, la sintesi. Sì, è corretta. Abbiamo fatto i primi due quarti difensivamente ottimi. È vero che tutte e due le squadre hanno giocato male in attacco. È sempre difficile giocare dopo la sosta. E poi ci siamo sciolti un po' e per fortuna poi abbiamo fatto il break. Penso che sia anche frutto del lavoro che hanno fatto i ragazzi durante le feste, perché era da anni che non riuscivamo a lavorare così e vedere quasi un aumento nel terzo e nel quarto quarto di intensità è un ottimo segnale per il proseguo, insomma. Senti, voi avete preso tanti anche secondi rimbalzi, secondo i tiri, insomma. Demerito loro o merito vostro, secondo te? Tagliafuori non Io si sta. sono uno che cerca sempre di difendere Prima di forte, fuori. pertanto vale anche per noi, perché nel primo tempo loro hanno preso 8 Certo. rimbalzi d'attacco. Io permetto sempre di dare la colpa alla difesa quando c'è un rimbalzo d'attacco, però è vero che tutte e due le squadre hanno dinamica a rimbalzo, cioè Zaccheli e Godina sono giocatori da rimbalzo d'attacco e quindi era così. Diciamo, lavoriamo adesso sulle palle perse, forse un po' meno sarebbe meglio. Sì, direi di sì, insomma, nel primo tempo abbiamo fatto veramente male, abbiamo lo spunto per lavorare in settimana, insomma. Perché poi si ricomincia e a questo punto si ricomincerà col Basket Day. E prospettive per la tua squadra? Ma allora, noi abbiamo ripetuto come punti il campionato dell'anno scorso e siamo in una posizione di classifica che ci soddisfa. Abbiamo perso, secondo me, due punti a Cordenosco che potevamo prendere, ma abbiamo fatto una prestazione indecente. Per il resto abbiamo fatto il campionato che i ragazzi si meritano. Cerchiamo di arrivare ai playoff nella condizione fisica migliore possibile. L'anno scorso siamo usciti al primo turno, cerchiamo ecco di superare il primo ostacolo. Ci vediamo a Gorizia per il basket. Grazie, altrettanto. Vorremmo essere stati una piccola apina nello spogliatoio per vedere che cosa hai detto ai tuoi ragazzi. Beh, certo, forse c'è qualche panettone ancora in più, qualche pandoro, qualche cosa. Cioè, diciamola così, certo che non è stato uno spettacolo, soprattutto il secondo periodo, poi dopo anche il terzo, vabbè. No, Si è perso bisogna e avere voglia onore di giocare a al merito. pallacanestro, bisogna onorare se si ha oggi come oggi il diritto di poter partecipare a un campionato, avere una squadra e avere un gruppo che ti supporta tutto l'anno. A me è mancato tutto questo oggi. Oggi C'è un motivo, secondo te? non c'è a pagamento perché non siamo in vetta alla classifica, interpretazione della partita ognuno a modo suo, non siamo stati concreti, non siamo stati compatti neanche a aiutarci nelle situazioni difensive, ma abbiamo avuto delle lacune, la differenza è stata fatta in palle recuperate, cioè palle vaganti, rimbalzi offensivi da parte loro, tagli dal lato opposto che sono stati sempre permessi in maniera molto libera e che poi dopo hanno complicato le cose sugli equilibri dei falli e basta. Ma beh, sì che non era iniziato, tra virgolette, i primi 4 minuti malissimo questa partita. Bisogna crederci per 40 minuti e soprattutto bisogna crederci coi fatti, non con le parole. Con le parole sono bravi tutti a dire che possono giocare una partita di pallacanestro e rischiare di vincerla, ma non è così. Si gioca per 40 minuti, si gioca in maniera arcigna con una squadra che sapevamo che faceva dell'agonismo, delle mani addosso, comunque le loro armi tattiche e noi ci siamo fatti picchiare, abbiamo piagnucolato per qualche fallo non fischiato, ma nella pallacanestro è così. Quindi è inutile parlare di palle perse perché ce ne sono state tante, inutile Ma parlare di rimbalzi quando offensivi, ce concludi i primi due ne quarti, Franco, tirando 0 su 12, 0 su 13 da 3 punti e con 9 su 32 da 2, c'è poco da parlare. sono tante. Meglio pensare a domenica, anzi sabato prossimo, quando si riprende il cammino per il giorno di ritorno, allora a questo punto. Però bisogna lavorare 5 giorni. Bisogna lavorare per tutto il girone di ritorno se vogliamo rimettere in piedi questo campionato per toglierci delle piccole soddisfazioni. Però, ripeto, in testa alla classifica non ci arriveremo mai, dobbiamo lottare partita dopo partita per cercare di prendere 2 punti,
dove possibile e poi alzare la testa e vedere dove ci troviamo alla fine. Un po' di amor proprio, diciamo anche questo, no? Ma l'amor proprio Franco è dettato dal fatto in cui accetti le condizioni di fare questo sport, allenarti duramente per arrivare a giocare una partita con sacrificio e non arrenderti dopo il secondo quarto, avere delle facce. Mi è piaciuta una frase che è arrivata dalla platea, che non siamo in chiesa, siamo a giocare a pallacanestro, perché proprio quello era il livello emotivo di chi era in campo in quel momento. Tutto qua. Beh.